Una buona serata, ben ritrovati a tutto Ponente. Nei giorni scorsi la Liguria, Genova in particolare, ha avuto un primato, quello di ospitare per la prima volta la Bitec, la borsa del turismo delle cooperative, turismo cooperativo, una realtà molto molto importante a livello nazionale, ma importante è stato anche non solo avere la presenza di tanti operatori di questo particolare comparto del turismo, ma anche capire i ragionamenti che sono stati fatti, ragionamenti volti a una sinergia sul territorio e quindi alla possibilità anche di ricadute positive sul territorio. Di questo vogliamo parlare oggi con Gianluigi Granero, e ringraziamo per essere qui con noi. Buonasera e Grazie. ben ritrovato negli studi di Buonasera. Imperia TV. Granero, che oltre ad essere presidente di Lega Cooperative, di Lega Coop Liguria, è anche il presidente di Alleanza Cooperative, che raggruppa oltre a Lega Coppa anche le altre realtà, perché questo è stato un lavoro fatto tutti insieme. Ecco, bisognerebbe forse partire già da lì. Uno spirito di sinergia fin dall'organizzazione di questa borsa. Sì, direi che è uno dei frutti più belli, più importanti della collaborazione che abbiamo avviato con Confcooperative e con AGC e che ci porterà nell'arco del tempo a diventare un'unica organizzazione di rappresentanza. Ma nel caso specifico questa iniziativa è un'iniziativa che nasce fin dalla sua ideazione 10 anni fa come iniziativa unitaria. Perché il senso è quello di costruire mercato, costruire occasioni di incontro tra le imprese, e quindi è evidente che il contesto più ampio certamente diventa uno degli elementi vincenti. Ecco, qui vediamo la parte relativa, la regia sta proponendo dei momenti, delle immagini relativi agli incontri congressuali fatti alla Bitac, questa borsa italiana del turismo cooperativo associativo. Di che cosa si è discusso, Granè? Abbiamo fatto più seminari, potrei dire che i filoni conduttori possono ruotare intorno a due parole, diciamo emozione e autenticità, no? E abbiamo quindi ragionato intorno al turismo culturale, come deve essere organizzato, quali possono essere le sue potenzialità, i suoi strumenti, al turismo ambientale, che sono i due punti di forza della presenza dell'impresa cooperativa e anche i due settori in cui crediamo che l'impresa cooperativa possa portare il maggior contributo di innovazione e di presenza su dimensione nazionale, ma anche su dimensione locale. Ma abbiamo discusso anche di borghi autentici e quindi di come valorizzare una presenza così diffusa e così ricca nel nostro paese e così via, insomma, fino ad elementi, se volete, più di natura tecnica, con la presenza di consulenti che si sono occupati della promozione, del marketing, del web marketing, insomma, tutta una serie di elementi, Certo. diciamo, di approfondimento rispetto a questioni che riguardano il turismo e l'impresa del turismo. Abbiamo visto nell'immagine anche la presenza dell'assessore regionale al turismo Gianni Berrino. Beh, meno male che c'è, come dire, un interessamento e anche, spero, una curiosità da parte della regione di capire come evolve questo settore e cercare di fare sinergia, perché tutte come dire, le forze devono essere indirizzate poi nello sviluppo del territorio. Mi sembra che anche voi abbiate posto con forza questo Sì, ragionamento. certamente sono state presenti e ne siamo stati molto contenti, sia l'amministrazione regionale che il Comune di Genova, che altre amministrazioni comunali. Questo è uno degli elementi importanti perché poi, insomma, il prodotto turistico è un prodotto che è composto di tantissimi elementi, Certo. di cui il territorio è chiaramente l'elemento principale. Quindi è evidente che avere un'interlocuzione con le istituzioni diventa fondamentale. C'è stata la loro presenza, peraltro non occasionale, nel senso che sono ovviamente degli interlocutori proficui e abituali del movimento cooperativo con cui stiamo costruendo anche altri progetti. Ci tengo anche a dire, insomma, noi abbiamo chiesto, voluto, forzando un po' potrei dire, abbiamo lottato perché la Bitac potesse venire a Genova. Certo. Diciamo la verità, la Liguria è un po' scomoda da questo punto di vista perché le cooperative che sono venute a Genova provengono dai diversi territori d'Italia e noi sappiamo che raggiungere la Liguria certamente non è come raggiungere Roma, Firenze, Milano, che sono le sedi dove abitualmente si è svolta la Bitac negli anni precedenti.
E abbiamo lottato proprio perché pensiamo che il modello che le imprese cooperative portano, che è quello del turismo sostenibile, possa essere un modello vincente per la nostra regione. Quindi speriamo anche con questa presenza, con questo sforzo, di aver messo un seme in più per la crescita del nostro territorio. Anche perché abbiamo visto dei momenti, come possiamo definirli, di workshop, di sportelli, cioè di questi banchi dove si svolgevano dialoghi, consultazioni, oltre che con gli esperti, anche fra operatori. Questo è importante perché significa un po' aver portato in Liguria, a Genova in particolare, il mondo turistico cooperativo, coloro che domani potrebbero veramente ragionare anche su un incoming verso la Liguria. Quindi in qualche modo credo che abbiate contribuito a vendere un pochino, uso questo termine brutto ma molto efficace, questo certo. territorio. Questo era uno degli obiettivi, non l'unico ovviamente, ma uno degli obiettivi sottesi al nostro sforzo per portare appunto la borsa qui a Genova. Ha detto bene, c'è stata una vera e propria borsa, nel senso che quei workshop sono stati in realtà il presentarsi dei prodotti che le diverse cooperative avevano. I prodotti sono stati presentati a compratori, anche privati ovviamente, non solamente certo. cooperativi, che erano stati invitati alla borsa, e in qualche modo sono diventati una dinamica di presentazione reciproca tra le diverse cooperative che erano presenti, che spesso, provenendo da territori anche molto distanti, non si conoscevano, e l'occasione anche per costruire dei nuovi prodotti, nel senso che essendoci delle filiere poi in qualche modo coerenti, è stato possibile per alcune cooperative costruire delle alleanze anche con cooperative di altri territori che possono diventare, sono anzi diventate, alleanze imprenditoriali. Granero, avviandoci verso la conclusione, un po' di bilancio di questa BITAC, legata soprattutto alla Liguria, mi consenta, nel senso Genova già dal punto di vista di turismo culturale, turismo come dire, architettonico e storico, indubbiamente ha già detto la sua e potrà ancora dire la sua, ma abbiamo, lei prima l'ha detto bene, il turismo anche dei borghi. Abbiamo tanti borghi, tanti posti da far conoscere anche in questo ponente ligure. Ci riusciremo veramente? Io penso di sì e siamo tutti impegnati perché ciò avvenga. Oggi la realtà della Liguria è un po' a macchia di leopardo, cioè se noi leggiamo i dati complessivi su arrivi e presenze, soprattutto di turisti stranieri nella nostra regione, sono dati positivi. Certo. Però se li spacchettiamo, come lei in qualche modo diceva facendomi la domanda, diciamo abbiamo un successo straordinario dell'area delle Cinque Terre, lo Spezzino, diciamo certamente. Tutto lo Spezzino trainato dalle Cinque Terre, un fenomeno di grandissimo successo che deve far riflettere sul valore del territorio e sul valore dei parchi come elemento su cui costruire una nuova offerta turistica, e quindi intanto qua metto un punto. Poi abbiamo il successo di Genova, che è un successo in numeri assoluti in realtà ancora modesto, perché in realtà Genova, pur essendo una città davvero meravigliosa, certo. è uno scrigno diciamo da scoprire che offre cose uniche ed eccezionali, in realtà fino ad oggi, fino a pochi anni fa, non è mai stata una vera meta turistica, è una trasformazione, diciamo così, che parte dalla trasformazione dell'area del Porto Antico in poi e viene avanti soprattutto negli ultimi anni, con numeri sul turismo museale, come è noto, che sono straordinari, di crescita veramente esponenziale, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni. Quindi dati positivi, mentre abbiamo un ponente, Savona e Imperia, che sono l'area, diciamo così, a maggior tradizione, no? di impresa turistica, che invece faticano di più. E secondo me c'è un perché, qui tutto sommato il fatto che ci sia il settore turistico più importante di tutta la regione, di questo ogni tanto ci dimentichiamo in questa parte meravigliosa della nostra regione, in qualche modo il modello di offerta è rimasto un pochino più rigido, mentre dalle altre parti si è innovato di più, qui c'è ancora qualcosina da fare in termini di prodotto da offrire. Però, diciamo la verità, un po' di cose stanno venendo avanti positivamente anche in questo territorio. Anche qui faccio un esempio e cito un caso, perché secondo me poi gli esempi sono quelli che aiutano sempre a capire, perché sono emblematici anche se riguardano magari un singolo territorio. Il successo dell'outdoor nell'area del Finalese è un successo straordinario, sia in termini di numeri assoluti, in termini di presenze
destagionalizzate, come si usa dire, quindi insomma esistono tutta una serie di segnali che riguardano l'ambiente, la presenza dei parchi, il turismo culturale, il valore dei borghi e della storia delle nostre comunità, che ci fanno dire che è possibile fare un turismo diverso. Ci danno anche un po' la bussola su cosa orientarci e su cosa tutelare, Granera, a questo punto. È così, ci danno la bussola e ci dicono che esiste una direzione che sta avendo successo. Le imprese cooperative, spesso anche molto piccole ad essere onesti, sono presenti in tutto l'arco della Liguria, compreso l'entroterra, per tenere aperti piccoli musei, per tenere aperti rifugi, strutture di alberghiere di albergo diffuso, certo. Insomma piccole strutture che però animano il territorio, ville e parchi, cioè ci sono tanti esempi puntiformi su tutto l'arco della regione che se noi li mettiamo insieme e in filiere che siano coerenti tra di loro, certamente possono essere una delle leve per lo sviluppo della nostra offerta turistica. Anche perché negli ultimi anni il mondo cooperativo ha saputo inserirsi, proprio come lei stava dicendo, nella valorizzazione di certe zone che, ahimè, sono state affrontate con coraggio dalle piccole cooperative che sono nate, perché altrimenti una, chiamiamola, impresa strutturata, turistica, vera e propria, probabilmente non ci si sarebbe nemmeno avvicinata, non l'avrebbe mai fatto. Ecco, invece alcune piccole cooperative hanno avuto il coraggio, la voglia di scommettere, di dire ma sì, perché no, proviamoci. È così. Adesso si tratta di non lasciarle da sole. Guardi, è un lavoro che nasce innanzitutto dalla passione e mi piace dire due cose. Intanto che spesso si tratta di persone molto giovani, certo, e con altissime qualifiche. E quindi qui già mettiamo insieme altri due elementi che per la nostra regione sono straordinariamente importanti, cioè il fatto che tratteniamo sul nostro territorio persone preparate e competenti. L'altra cosa che mi piace mettere in risalto è che a questo punto incominciamo in questi settori che potremmo definire di nicchia, no? Di tante nicchie, però incominciamo a sommare diciamo centinaia e centinaia di posti di lavoro. Anche qui faccio un esempio, il più emblematico che ho già fatto, ma per richiamarlo, il consorzio cooperativo, che è un consorzio anche in questo caso unitario, non solo di cooperative di Lega Coop, che anima tutti i servizi del Parco delle Cinque Terre, dà lavoro stabile a 150 ragazzi di quel territorio, e sappiamo quanto quel territorio sia un territorio difficile. Quindi stiamo parlando di risorse che cominciano a diventare, dal punto di vista occupazionale, di straordinaria importanza e che possono, se facciamo le cose che devono essere fatte, solamente crescere. Grazie a Gianluigi Granero, presidente di Lega Coop Liguria, ma come abbiamo detto in questo caso anche e soprattutto presidente di Alleanza delle Cooperative, che è questo organismo che ha riunito tutti e ha cercato di mettere un po' tutti d'accordo, direi che ci siete abbastanza riusciti, per portare questa borsa del turismo cooperativo a Genova, per la prima volta quindi in Liguria, ragionare di turismo a livello nazionale e internazionale, ma soprattutto ricordarsi di questo territorio, di questa Liguria, che dal turismo può ancora ottenere tanto, ma deve saperci lavorare sopra. Una lezione un po' di Granero mi sembra che sia questa, e la evidenziamo ben volentieri. Grazie, grazie Granero per la disponibilità e grazie al pubblico. Arrivederci, una buona serata.